e continuiamo sulla via della nostra imperfezione. Per chi ci segue sa che stiamo percorrendo un itinerario spirituale accompagnati da un testo che io raccomando a tanti, se non a tutti, la via della imperfezione, la santità dei poveri, di padre André Denyul, che è un sacerdote praticamente canadese, appartiene all'istituto secolare Pio X, è attualmente responsabile del Foyer de Charité a Villa Châteauneuf di Sutton, sempre in Canada. È veramente uno degli autori spirituali, ha scritto tanti testi, più letti e più seguiti oggi. E chi di noi non ha bisogno oggi di cibo dell'anima, meglio per l'anima? Chi di noi non ha bisogno oggi di guida spirituale? E tanti sono i libri, oltre che i direttori spirituali, che ci possono aiutare. A me questo libro sta aiutando tanto, perché molte volte noi vogliamo arrivare alla perfezione attraverso la via della perfezione. Qui vedete già il titolo, la via dell'imperfezione. E questo percorso trova anche riscontro in un'affermazione di un altro grande uomo di Dio e uomo spirituale, questa volta italiano, Divo Barsotti, il quale scrive che per guadagnare Dio bisogna prima perdere tutto. Il cammino dell'anima è una discesa. Ve la ripeto questa frase: per guadagnare Dio bisogna prima perdere tutto. Il cammino dell'anima è una discesa. La santità che cosa è se non guadagnare questo Dio? E per guadagnare questo Dio noi spesso pensiamo di dover scalare le alte vette dell'ascesi, le alte vette della perfezione cristiana, evangelica. E invece qui siamo chiamati a discendere anziché ascendere. Guardate che dobbiamo rivedere tutta la nostra logica del cammino spirituale, le logiche che abbiamo attorno alla santità, le logiche che abbiamo attorno alla nostra vita di fede. Il cammino dell'anima è una discesa, dice Divo Barsotti. Ma voglio commentare questa frase di Don Divo Barsotti con un'altra riflessione che viene da un altro grande uomo di Dio e maestro di spiritualità, Léon Bloy. Tutte queste citazioni le trovate nel libro La via dell'imperfezione, la santità dei poveri, che tra poco i nostri tecnici vi mostreranno. Conoscete le miserie della vita, dice Léon Bloy, ma ignorate il vero dolore. Questa è una frase su cui potremmo soffermarci una vita intera. Ed è una frase che appunto ci porta a comprendere che cosa vuol dire iniziare a camminare, a fare il cammino dell'anima che è in discesa, appunto come ha detto Don Divo Barsotti, pur e per raggiungere la santità, per farci santi. Allora la via della forza è appunto non la forza dell'uomo, ma è la forza di Dio, che è quella che ci fa capire che la povertà e l'essere crocifissi con Lui è la forza ed è la ricchezza dell'uomo, del credente e del mondo. Domani saremo sempre qui a Torre Maggiore, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!